Siamo lodati Gesù e Maria. La lettura di questa sera, molto belle, fratelli e sorelle carissimi, pure apparendo abbastanza eterogenee una dall'altra, in realtà contengono, a mio modesto avviso, un importante punto di raccordo, peraltro di importanza basilare. San Paolo nella prima lettura, scrivendo ai Corinzi, siamo nella sezione dove Dio, se potesse sopportare un po' di gelosia divina da parte di me, cosa era successo? Lo spiega più sotto. San Paolo aveva ricevuto dal Signore proprio il compito di evangelizzare, cioè di fondare le nuove chiese. Lui andava in terra pagana, predicava, la gente si convertiva e veniva fondata proprio una comunità cristiana, poi quando andava via lasciava un vescovo, per esempio, per capire, Timoteo, a cui scrisse due lettere, era il vescovo di Efeso, lettera agli Efesini, e per esempio Tito era il vescovo di Creta, lasciati da San Paolo. Che cosa succedeva però? Che c'erano altri predicatori in giro e non tutti, tra virgolette, oggi noi li definiremo ortodossi, che si andavano a inventare qualche predicazione alternativa. E qui San Paolo dice questo: se è più venuto che predichi, predica Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, voi siete disposti per subito ad accettarlo. E aggiunge: ora io ritengo di non essere nulla inferiore a questi super apostoli. Fa un po' di ironia, dice: chi sarebbero questi super predicatori? Sono più bravi di me? Io forse non parlo molto bene nella retorica, non ho una grande parlantina, dice, però nella dottrina buoni, perché vi ho ampiamente dato dimostrazione che per quanto riguarda la dottrina io sono affidabile. Questo problema è un problema grosso. Capite? Nessuno può predicare un Gesù diverso o farsi neanche un'idea di un Gesù diverso da quello che ci è stato consegnato. Sapete che nella Chiesa c'è una cosa importante che si chiama la tradizione con la T maiuscola, che non è, come dire, l'amore per le cose antiche, tanto per avere l'amore per le cose antiche, perché uno ha qualche idea strana che vuole per forza fare l'antico della situazione, ma la Chiesa è proprio strutturalmente fondata sulla tradizione. Perché? Perché la fede che professiamo noi oggi, come diciamo nel credo, è anche la fede apostolica, cioè la stessa che professavano i 12 apostoli, certamente consegnata nel corso del tempo e in cui la Chiesa, attraverso gli interventi magisteriali, non ha fatto nient'altro che definire alcuni punti che sono sempre gli stessi, perché significa che Gesù Cristo è il figlio di Dio, per esempio. Stanno i concili di Calcedonia, il concilio di Efeso, che spiegano bene questo dogma, ma il dogma è quello, non è che da figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo e basta, non può essere una cosa di questo genere. Allora, è importantissimo non ascoltare nessuno che predichi, tra virgolette, un Gesù diverso, fuori o ampliando, una fede diversa. La fede non può cambiare. Io tante volte ho detto le frasi una volta si faceva e adesso si fa, a me mi fanno venire un nervoso, ecco, che dopo mi devo andare a confessare. Una volta era fatto male e ora è fatto bene, oppure se una volta era fatto bene, oggi non può essere fatto diverso, deve essere fatto allo stesso modo. Capite? Cioè, le cose che cambiano nel corso del tempo, quali sono? Sapete quali sono? Che io sto a fare la predica da qui e la sto registrando e stasera starà su YouTube. Queste sono le cose che oggi ci stavano e che un tempo non c'erano, quindi queste cose certamente non sono nella tradizione, perché non c'erano, e la Chiesa, che vive sempre nel contesto storico e deve inserirsi, è chiaro che entra in queste cose, ma la fede non può cambiare, i costumi non possono cambiare. Ecco, nel Vangelo, che c'entra il Vangelo col Padre? Che c'entra questa cosa col Padre nostro? Come che c'entra? C'entra perché mentre San Paolo ci dice: attenzione, non possiamo discostarsi dall'ortodossia della fede, sapete che cosa dice il Vangelo? Il Vangelo dice: non possiamo scostarci dall'ortodossia della preghiera. Perché San Gesù dice: quando pregate, non sprecate parole, pregate così. Sapete che significa? Altre volte, commentando il Padre nostro, l'ho detto, Sant'Agostino diceva: quando tu preghi, è molto bello che molte volte ci rivolgiamo al Signore con parole nostre. Gesù è molto contento di questo, anzi la preghiera profonda è quando noi apriamo il cuore dinanzi al Signore e ci parliamo a parole nostre. Però che significa che il Padre nostro è normativo? Io non posso chiedere al Signore una preghiera
che non sia compatibile con queste sette richieste del Padre nostro. Cioè, capite? Quando dico io sia santificato il tuo nome, vuol dire che io diventi santo, che il nome di Dio è glorificato dalla nostra santità. Mica posso pregare al Signore: senti, ti prego di mettermi in condizione di fare questo peccato. Non posso fare questa preghiera, perché il Signore non ascolta questa preghiera, no? Oppure, questo lo fanno tutti, che cosa? Sia fatta la tua volontà. Ma come sono le preghiere di un sacco di gente? Che stanno continuamente a dire al Signore: mi devi fare questo, c'è una lista della spesa di cosa devono fare. Per carità, noi qualche richiesta al Signore la possiamo fare. Poi, se non gliela fa questo Signore, dice: ah, ma io ho pregato, non vado più a messa, sai perché? Perché c'era mio zio che stava tanto male, io ho tanto pregato al Signore che me lo guarisse, non me l'ha guarito e non vado più a messa. È compatibile questo col Padre nostro? No, perché sia fatta la tua volontà. Quindi io posso pregare per la guarigione di una persona cara, ma la cosa più importante non è che la persona cara guarisca dalla malattia davanti al Signore, ma è che la persona cara abbia la salvezza dell'anima. Quindi questa è una preghiera che è sempre esaudita, che è compatibile col Padre nostro. Quell'altra la posso fare, ma non posso io anteporre la mia volontà a quella divina, perché noi non posso sapere se quella malattia è la salvezza di quella persona, se è meglio che muoia perché magari cosa avanti altri peccati fa se danno all'anima. Non so se, quindi in questo senso il Padre nostro è la norma della preghiera, quindi si può pregare con altre parole, ma non posso chiedere al Signore un'altra cosa. Così come non posso dire: questo mi ha fatto un torto, vedi un po' di fulminarlo, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e il nostro Signore che va alla grossa, se non perdonato non vi perdono neanche io. Quindi non posso fare quella preghiera: fa venire un coccolone al vicino di casa perché mi disturba dalla mattina alla sera. Non è una preghiera da fare. Ma io non è che sono tanto sicuro che proprio nessuno la faccia qualche preghiera del genere. Speriamo di no, d'accordo? Speriamo, perché poi sapete, il cuore è sempre un grande mistero, nessuno può leggere i pensieri altrui. Però speriamo di no. In questo senso il Padre nostro è la norma della preghiera, così come ciò che ci è stato consegnato dalla tradizione bimillenaria della Chiesa, che è apostolica, non può essere cambiato da nessuno e per nessun motivo, perché la fede una era, una è e una rimane. Siamo rigidi di più che rigidi. La fede è quanto di più rigido esista, perché non è che Dio un giorno, tempo era trino e poi domani diventa quattro anziché tre. Dico per favore, no? O che la Madonna un tempo era immacolata. Sì, però questa era la dottrina della volta, che uno pensava tante cose. Che gli fa? Qualcuno ha detto questo qui, eh? Che differenza c'è se la Madonna è immacolata oppure no? O se è vergine o non è vergine? Sono state dette queste cose, anche da gente altolocata negli anni passati. Che non so che cosa gli dice il cervello, che capite? La Madonna Immacolata era, immacolata è e immacolata resterà, vergine prima, durante e dopo il parto era, è e resterà, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo fare così per tutti gli articoli di fede. Ecco, se qualcuno si mette in testa di fare altro, si accomodi pure e ricordi che poi fare i conti con il nostro Signore. Ma noi gli diciamo: chiedi le tue idee, io mi tengo la fede divina e cattolica come la Chiesa la custodisce, la trasmette e la conserva da 2000 anni. Stiamo bene così, non ci servono altre cose. Siano lodati Gesù e Maria.